La maggior parte di voi mi conosce come slopestyle rider, o come quello che fa i trick pazzi in bici, quello che ha il bike park perfetto per potersi allenare, ma pochi di voi sanno che in realtà tutte le mie abilità vengono proprio da un posto dove chiunque può andarci. Lo skatepark. Ragazzi, non vi ho mai mostrato in realtà dove ho iniziato a girare, proprio perché credevo di aver perso tutte le clip. Ma ieri, come per miracolo, improvvisamente la telecamera vecchissima che avevo si è messa a funzionare e quindi ho deciso. No, ma che sfiga! Stavo per dirvi, posso mostrarvi le mie origini? Proprio alle mie spalle lì. Dietro quel cancello una volta c'era un mini skate park e io ci venivo veramente tutti i giorni. E no ragazzi, non ho mai avuto a disposizione salti come al Monza Pizza da piccolo, proprio perché abitando in città l'unica cosa che avevo erano gli skate park o la strada. C'è proprio schifo. Ma non per questo ragazzi mi sono mai perso d'animo. La voglia di girare è sempre stata alle stelle. Io mi adattavo sempre a qualsiasi posto, sia che fosse uno skate park, una gradinata, un saltino, qualsiasi cosa. Anzi, secondo me non aver avuto un posto, diciamo, perfetto dove iniziare a girare mi ha fatto acquisire tantissime abilità, proprio perché impari ad adattarti a qualsiasi situazione. E poi nel 2010 la svolta, ragazzi. Hanno aperto proprio a Monza uno degli skate park più belli d'Italia. Lo spazio che vedete alle mie spalle si chiama Ex Macello e una volta qui c'era lo skatepark in legno più grande d'Italia. Ho avuto la fortuna proprio di poterci girare per più o meno 3-4 anni prima che poi chiudesse. Per me è stata veramente una benedizione questo posto, proprio perché qui ho veramente imparato cosa vuol dire progredire giorno per giorno con costanza e dedizione. Veramente strano essere qui e pensare che fino a qualche anno fa venivo qui tutti i giorni e la mia persona è cambiata tantissimo. Però tutto è iniziato da qui.
E anche se non avete un posto proprio nella vostra città, ragazzi, non dovete disperare, perché bene o male al giorno d'oggi, rispetto a una volta, nel raggio di qualche chilometro da casa abbiamo tutti una pantra con uno skate park, qualche saltino da dirt. E oggi infatti, siccome a Monza non esiste più uno skate park, siamo venuti a Seregno. È lo skate park che è più vicino a Monza in questo momento, circa 15 km, e di solito veniamo qui proprio perché ci facciamo un po' la tecnica, le ossa. Le ossa, io le devo recuperare, ho la zip. Il buon Ivo è ancora infortunato dall'ultima sua secca. Ivo è proprio nato allo skate park, cioè anche la mia infanzia è stata nello skate park. Il buon Ivo di più, ancora di più, ragazzi. Poi proprio dalla BMX, proprio rigida, dura, ha vissuto a pieno questi muretti. No, però a parte gli scherzi, per quanto ai mountain biker possa sembrare inutile, non è assolutamente inutile, anzi è super utile. Infatti molte volte qui ci vuole tantissima forza esplosiva, perché proprio non hai delle rampe per saltare, ma salti proprio dal nulla. E infatti, ragazzi, Ivo proprio nei trick in piano, nella velocità dei trick tipo un semplice bar spin, è molto più forte di me, proprio perché lui ha fatto una bella gavetta in BMX che comunque gli si è poi trasferita praticamente nella mountain bike. Però poi indoor fa cagare. No, no. Ah, bello! Adesso ci facciamo il riscaldamentino iniziale. Dai, dai, andiamo, cerca di starmi dietro. Mi fatta l'ora, ragazzi! Mi chiedo, c'è un buco, mi cappotto malissimo con una mano. Ovviamente allo skate park, ragazzi, se andate da un vero rider di street, di BMX, qualsiasi cosa, vi dice che se girate in fly out, in ball, vi manda a cagare in 3 secondi, perché effettivamente è un salto su un piano. Adesso, caro il mio torquatino, siccome sei in uno skate park e vuoi fare un po' di cose da skate park, al posto che fare 3-6, facciamo 5-4, 5-40. Ma porca troia! Niente, allora ragazzi, mi sto un po' incastrando in questo 5.40, devo essere sincero. Quindi, ragazzi, la cosa migliore è sempre, quando non viene qualcosa, fermati, ripensa. Sì, perché alto. Stavo proprio andando insieme col diversifica, pensiero. Diversifica, perché esatto. Sennò poi basta, il tuo cervello esplode. Esatto. Probabilmente, ragazzi, stamattina andando in giro sui marciapiedi devo aver bucato. E ragazzi, appunto, adesso ho sulla camera d'aria normale classica di Schwalbe. Però questa volta monterò le nuovissime aerotan di Schwalbe e faccio un unboxing. No, 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 si raccoglie, che per terra, oh. Leggi, leggi. E io mi faccio questo. Pensa, pensa. È scritto un grammi. Grossissimo, è scritto enorme. 81 grammi. Di che cosa smatte? Polistirene ceramico. No. Poliuretano. Poliuretano... plastico. Quasi. Poliuretano termoplastico, ragazzi. Oltre a essere super leggere, hanno la caratteristica di resistere molto di più alle forature, sia da, che ne so, taglio di un pezzo di vetro che vi prende il copertone, sia però anche quando pizzicate. Pensate che Schwalbe dice che resistono più del doppio rispetto a una camera d'aria normale. Sti cazzi. Bella, cioè. Ti piace? Bella, ci sta. Costano tanto anche. Oh! Bastardo. Esatto, ragazzi, dovete fare attenzione perché costano anche tanto. E poi ci sono i bastardelli che ve le rubano. Quindi mettetele subito su. Il buon Ricky mi ha proposto di fare un game of bike. Quindi sostanzialmente lui dice dei trick e poi io li provo. Se ne sbaglia uno, tocca a me, dico io il trick e lui deve farlo. E ovviamente si completa la parola bike. Questa deve essere la game of bike più breve della storia. Fa culo. Foot plan 100 a salire okay. Bank. Col murettino là, salire e 100 giù. Io ho paura a salire. Pata, piano, non vai così forte. Oh. Allora, secondo trick, X up one foot su questa hip qua. No, niente da fare, per il ragazzo, niente da fare. Seconda lettera, B, I, A, si salta giù là. Ti do una cosa facile, così almeno dopo puoi impostare te. Salti giù proprio tranquillo. Oppa. Arriva.
Madonna che stecca. Un saluto a Industry 9, salutiamo Industry 9. Grazie. Industry 9. Io faccio un bar spin, ma bar spin lo faccio in sto senso, quindi te lo devi fare nello stesso senso. Oppo bar devo fare. Il trenino partito. Facciamo praticamente arrivi in cima dove lui adesso con lo skate. Disaster 100 in. Concentrati molto bene a ollare, non aver fatto i germa, tira su bene il dietro perché rimarrà giù il dietro. Va bene, dai, va bene, va bene. Fuori dalla pool, one foot can. Potrebbe essere l'unica lettera che mi puoi dare effettivamente. Cazzarola, potrei prendere la lettera, sai. Quindi lettera ho preso. Aia. Cazzarola, ho preso la lettera. Una roba flat, foot plan 100, sì. Riprendi e infechi holy bar. Oh la madonna, sei così forte, oh. No, non aspetto. No, niente. Lo vedi questo bellissimo bank? Ah, una volta io ci ho fatto flip qua. Sì. Morto proprio malissimo, non so cosa mi è venuto in mente quell'anno lì. No foot can. Ok. No foot can can. Sì. Dai, pedala. Mister delicatezza è comunque, sì. Prima che faccia ancora il bastardo, eliminiamolo dal Charmander. Facciamo bar spin su questo bank o su quello. Bar spin saltando sul bank, no, fechi e reverte. Ah, ti dico, non è facile. È stata una bella sfida. Avrei dovuto eliminarti molto più velocemente. Però apprezzabile, ragazzi. La cosa figa, vedete, è che comunque, anche se abbiamo due livelli di riding differenti, è stato divertente comunque fare questa sfida con lui. Mi ha messo un po' in difficoltà perché non sono riuscito a fare quel trick là e can can. Quindi sti cazzi. Adesso, raga, in onore del buon Ivo, bisogna portarsi a casa questo 5.40 che prima non si è riusciti a farlo. Adesso abbiamo liberato bene la mente, quindi ci riproviamo un po'. Devo pensare a far 3, 6, non 5. 3. Quando guardo per terra, devo tendermi. Ho fatto un saltellino in questo. Però almeno abbiamo portato a casa per Ivo, che è infortunato, non può farlo, è stato lui che ci mostra i trick da street. Però sono contento perché era un, penso almeno un annetto che non veniva allo skate park. Cosa ci dice dello skate park, signor maestro? Almeno una volta al mese allo skate park, anche di più. Si impara più convinzione e sicurezza sui trick. Come sei diventato bravo a parlare davanti alla telecamera? Incredibile, maestro, ma cioè. L'avevo promesso la scorsa volta. The Protein Works. Intanto che noi ci godiamo lo snacchettino, ricordatevi di iscrivervi al canale, che è gratuito. Stiamo crescendo veramente un sacco su YouTube, infatti grazie mille del supporto. Continuate a supportare, ragazzi. Oggi la voglio spettacolare, master. Voglio un'uscita, ma proprio spettacolare la voglio, eh. It's a bot, it's a bot, it's a bot, it's a bot, it's a bot.